Le origini del fascismo si innestano nel processo di crisi e di trasformazione della società e dello Stato, iniziato in Italia negli ultimi decenni dell'Ottocento, con l'avvio dell'industrializzazione. Il termine fascio deriva dai fasci di azione rivoluzionaria, mentre l'espressione movimento fascista apparve nel 1915 e veniva utilizzato per definire un'associazione di tipo nuovo, l'antipartito. Il fascismo si proclamava pragmatico, antidogmatico e repubblicano. Proponeva riforme istituzionali, economiche e sociali molto radicali. Nel primo congresso nazionale a Firenze nel 1919 gli iscritti erano poche centinaia. Dopo questa sconfitta elettorale però iniziò un cambiamento di rotta e nel 1920, durante il congresso nazionale di Milano, si riproposero con una conversione a destra. Erano quindi un'organizzazione politica della borghesia produttiva e dei ceti medi che non si riconoscevano nei partiti tradizionali e nello Stato liberale. Durante questo periodo il fascismo fu artefice di una violenta offensiva antiproletaria condotta da squadre armate organizzate militarmente. Nel giro di pochi mesi distrussero gran parte delle organizzazioni proletarie nelle province della Valle Padana, dove le leghe rosse erano giunte a esercitare un controllo quasi totale sulla vita politica ed economica. Fu grazie al successo elettorale che Mussolini recuperò libertà di azione. Successivamente il governo Bonomi tentò di porre fine alla violenza politica favorendo un patto di pacificazione fra fascisti, socialisti e dirigenti della CGDL. Nel congresso di Roma nel 1921 Mussolini riuscì a far accettare definitivamente il suo ruolo di duce e la trasformazione del movimento in partito nazionale fascista, che diventò ben presto la più forte organizzazione del paese. Abbiamo aggiunto un elemento grafico che consiste in un collage dove sopra i giornali che riportavano le notizie della morte di Matteotti abbiamo riportato alcuni degli insulti rivolti proprio a lui durante il famoso discorso in Parlamento da parte dei politici fascisti. Queste furono infatti tra le prime vessazioni che subì per essersi espresso in nome della libertà di opinione, che culmineranno infine, pochi giorni dopo, nell'omicidio. Abbiamo poi creato una poesia su modello della corrente letteraria prevalente nel periodo fascista, cioè il futurismo, che riportasse il contenuto del discorso di Matteotti. Le onomatopee e le rime, che conferiscono un ritmo musicale scorrevole, caratteristiche della produzione poetica del tempo, si fondono con il testo della denuncia di Matteotti, comprendendo una nostra rielaborazione del discorso e alcune citazioni. Successivamente allegato troviamo il file con la raccolta di citazioni che abbiamo estrapolato dai contenuti offritoci dalla Biblioteca Berio. Ciò ha la funzionalità di base teorica per il nostro elaborato pratico.